Bremer è della Juve, tutto quanto fatto, colpaccio doppio, uno prendi un top difensore e due lo sfili all'Inter. L'Inter in 2 giorni si lascia, diciamo, prendere, per così dire, prima Dybala e poi soprattutto Bremer. Se Dybala era accettabile, Bremer no. Bremer è una perdita importantissima. E se adesso parte Skriniar, Demiral ci può stare, non è male. Ma Bremer era di un'altra categoria. Comunque, prima di parlarne, è veramente fondamentale. Iscrivetevi, lasciate un sacco di like qui sotto e scaricate anche OneFootball, migliore app calcistica a mani basse per essere sempre aggiornati su ogni cosa che accade in questo magnifico mondo. Ve lo dico ogni giorno, è gratuita, è completa, parla di tutte quante le squadre italiane ed estere. Non so veramente voi che cosa stiate aspettando a scaricarla gratuitamente. Vi ripeto, passando dal primo link in bio. Detto questo, Bremer è un centrale che a me piace tantissimo e che va alla Juve. Io vi ho detto, comunque, le big italiane perderanno, oltre Chiellini, tre top centrali. Il Napoli, Koulibaly, il Bayern ha preso De Ligt e quindi la Juve ha salutato anche De Ligt e l'Inter probabilmente darà via Skriniar. Ecco, Bremer è l'unico che, diciamo, potrebbe fare al caso di tutte e tre e che non è all'altezza né di De Ligt, né di Skriniar, né di Koulibaly tantomeno, ma comunque è un gran difensore ed è l'unico che secondo me potrebbe rimpiazzare quei partenti in maniera degna, diciamo, con un prezzo minore, perché la Juventus ha dato via De Ligt a circa 70 milioni più bonus, 80 se non sbaglio, comunque giù di lì, e si è presa Bremer per 40 più 7 di bonus, quindi comunque una cifra praticamente la metà, e secondo me la Juventus fa un grandissimo affare. L'Inter invece ci perde. L'Inter ci perde perché adesso si fa dura. Se partiva Skriniar e arrivava Bremer, la perdita era importante, non lo nego, ma ci poteva quasi anche stare, posso capirlo. E comunque, nonostante tutto, Bremer ha 2 anni in meno, ha 23 anni, va bene comunque, in futuro poteva essere interessante, non dico un nuovo Skriniar, però comunque poteva essere il futuro dell'Inter per qualche anno. E invece così no, Demiral, vi ripeto, potrebbe anche starci, ma Demiral è stato appena riscattato dall'Atalanta per 22 milioni, quindi non so se adesso la Dea lo darà via subito. Intanto la Juventus chiude un grande colpo, la Juventus comunque in difesa era attualmente il reparto da migliorare, perché comunque la Juventus ha sempre storicamente avuto una grande ossatura difensiva. Sempre e spesso comunque la difesa dell'Italia coincideva, bene o male, o comunque i pilastri dell'Italia e della Juve coincidevano negli ultimi anni, questo è stato abbastanza evidente, con la BBBC, Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini. Adesso quel muro, a parte Bonucci, si è saldato, ma adesso arriva Bremer che affiancherà Bonucci, che secondo me sarà un'ottima coppia difensiva. Bremer è uno che comunque lo sapete, ma il suo curriculum dell'ultimo anno parla da sé, ha annientato tutti quanti i centravanti della Serie A. Vlahovic se l'è mangiato 2 volte con la Fiorentina, il 4-0 classico e nel derby di ritorno, quindi se l'è proprio mangiato, ma ha annientato anche Lukaku, ha annientato tutto quanto l'attacco del Milan, ha annientato, bene o male, ha annientato no, ma comunque ha contenuto bene Abraham, Immobile, comunque diciamo, a parte Immobile, se non sbaglio, segnò l'ultimo col Toro, però comunque diciamo che bene o male Bremer ha annientato, ha annullato tutti quanti i centravanti più forti della Serie A, quindi sicuramente è un grande colpo, su questo non ci piove ed è un doppio grande colpo, perché la Juventus da una parte si assicura un signor centrale che comunque è forte e in coppia con Bonucci davanti nelle gerarchie ha un ottimo Gatti che secondo me comunque potrebbe essere anche la sorpresa, non lo so, però Gatti come terzo potrebbe anche starci, l'importante era avere una coppia di centrali forti e affidabili. Bremer è forte, affidabile, Bonucci è una certezza, difensivamente Bonucci potrebbe migliorare, però comunque uno bravo coi piedi in difesa serve sempre. Era meglio secondo me prendere magari uno di piede mancino, poteva starci bene, però comunque pure Bremer va benissimo comunque sotto questo punto di vista ed è un grande colpo perché lo sfili all'Inter. L'Inter ha preso una doppia mazzata fra capo e collo pazzesca, prima Dybala, però come ho sempre detto Dybala era un qualcosa in più per l'Inter, era un tassello da mettere per vincere tutto, non era necessario invece ovviamente un difensore così forte, era ed è tuttora se parte Skriniar necessario. Qualcuno sognava una secondo me impossibile difesa Skriniar, Bremer e Bastoni, è impossibile. Questa
Quindi comunque se parte De Vrij arriverà uno alla De Vrij, non arriverà un top player, anche perché De Vrij comunque ha una certa età già e sta in scadenza il prossimo anno, quindi comunque con De Vrij non ti farai questi grandi soldi. Skriniar se deve partire partirà per il bilancio ovviamente, ma non potrà mai arrivare nessuno di lontanamente paragonabile a Bremer a queste cifre. L'Inter ha fatto un'offerta più bassa di quella della Juventus, Cairo ovviamente è andato dove il soldo tirava di più, ha accettato la Juve. Secondo me un colpo da 8 e mezzo. Bremer, vi ripeto, non è uno che fa una stagione buona e poi scompare. Si è visto subito di che pasta è fatto. È un centrale roccioso, ma anche molto tecnico, molto bravo, sempre preciso, sempre attento, che per la Serie A è perfetto. Colpo della Juventus, veramente notevole. Colpo in negativo dell'Inter. È una mazzata, per l'Inter è una mazzata e quindi se parte Skriniar né Milenkovic né Demiral né nessun altro dei nomi fatti sono proprio minimamente all'altezza non di Skriniar, ci mancherebbe di Bremer. Comunque, ora tocca a voi, mi raccomando, scrivete qui sotto anche il vostro parere al riguardo, lasciate un botto di like e scaricate anche OneFootball. Ci vediamo dopo ovviamente con il post partita della Roma. Ciao ciao!